Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video in cui vi parlo dei miei preferiti degli ultimi 2 mesi, quindi tutte quelle cose che mi sono piaciute, che hanno fatto parte della mia vita in quest'ultimo periodo. Parto con le canzoni del periodo. Ho fatto come al solito un video apposta, si intitola Most Played e lo trovate linkato qua nel pallino info giù nell'info box in caso ve lo siate perso. Vi parlo delle canzoni che più ho ascoltato e in quel video ci sono veramente un purpurri di generi diversi, quindi andate a vederlo se volete saperne di più. Film che ho visto in questo periodo invece sono stati, allora, Hereditary, che non mi è piaciuto affatto, un film che non fa paura secondo me, vuole mettere un attimo di soggezione ma non ci riesce perché a tratti è anche ridicolo, un finale boh, quindi assolutamente no, non mi è piaciuto, anche se l'ho visto con piacere perché appunto a me piace andare al cinema. Poi altro film che è uscito tempo fa però non l'avevo mai visto, si intitola Il diritto di contare, mi è piaciuto veramente tanto. Parla di 3 donne di colore che in un'America in cui appunto si faceva fatica ad accettare la differenza di etnia, riescono comunque sia a farsi valere alla NASA. È un film bellissimo, vi consiglio assolutamente di vederlo se non l'avete ancora visto. In più, altro film horror che ho visto è stato The Nun, lo vidi in anteprima al cinema e mi piacque veramente molto. A me la saga The Conjuring piace. Sono sempre le solite cose, viste e riviste, però mi è piaciuta molto la fotografia, ti dà proprio un senso vero di inquietudine e poi mi piace molto che i film siano collegati tra loro, perché appunto si scopre sempre qualcosa di nuovo, quindi ecco, mi è piaciuto molto, ve lo consiglio, ovviamente se amate il genere. Programmi TV, allora, è ricominciato Uomini e Donne, quindi mi sono ributtata su quel programma, mi piace sempre tantissimo, tra l'altro non parlerò dello scandalo Sara Fifella, ormai sappiamo tutti cosa è successo. A parte quello, altro programma TV che sto guardando è X Factor. C'è stato lo scandalo Asia Argento, sì, Asia Argento no. Alla fine il programma ha deciso di mandarla via, fatti anche i bootcamp. Sostituirà Asia Argento ai live il cantante dello Stato Sociale. Sorvoliamo su questa decisione perché non sono d'accordo. Come personaggio può essere anche un buon personaggio se preso proprio al di fuori del contesto musicale, perché nel contesto musicale secondo me non ci incastra una cippa lippa. Poi, altro programma TV che mi sta piacendo veramente tanto, ancora di più della versione originale, è Temptation Island VIP. Ragazzi, cioè, assurdo, è ricchissimo di colpi di scena, non vedo l'ora di vedere come va a finire. Serie TV, mi pare di avervene già parlato, ma credo forse di no, anzi sicuramente no. Ho finito di guardare la serie TV Dark, costituita da una sola stagione e cioè è la serie TV più bella che io abbia mai visto in vita mia. Mi sento proprio sicura nel dirvi ciò, perché fotografia, trama tutta intricata e soprattutto anche colonna sonora sono una bomba. È una serie TV costituita da 10 puntate super intricate, quindi io mi sono detta alla fine questa stagione racchiude circa 10 stagioni perché è veramente atomica. L'ho appunto divulgata a chiunque, ho detto devi vedere Dark, devi vedere Dark, devi vedere Dark, assolutamente dovete vedere anche voi Dark se non l'avete vista. Mi ha lasciato un lutto nel cuore la fine di questa stagione, spero vivamente che si affrettino a mettere online la seconda stagione e mi aspetto altrettanto stupore nel guardarla. È una serie TV che non va guardata così con superficialità, non è di certo The Big Bang Theory per dire, va vista con tanta concentrazione. Alle volte io stoppavo addirittura la puntata per fare un attimo un recap e capire bene che cosa stesse succedendo. È una serie TV fantastica, ve la straconsiglio. Altra serie TV che ho iniziato ma non ho ancora finito si intitola The Handmaid's Tale, ovvero Il racconto dell'ancella in italiano. La sto guardando in streaming, non su Netflix perché non c'è. Mi sta piacendo veramente tanto. È una serie TV un po' particolare perché molto psicologica e abbastanza violenta, però violenta tra virgolette, non si vedono, a meno che io sappia fino ad ora, scene cruente. La serie TV lascia di immaginare certe cose.
questa serie TV l'ho scoperta grazie a Kami Hawk, che sicuramente conoscerete, che ha fatto delle stories al riguardo, mi ha incuriosita e quindi sono andata a vedere. Questa serie TV è inscenata in un futuro indefinito in cui appunto prende piede il regime, proprio un regime cattolico, in cui appunto le donne sono utilizzate più come strumenti di procreazione che come esseri umani. La finisco qua, se vi interessa andate a cercarla. Passiamo alle cose un po' più futili e materiali e parliamo degli accessori del periodo. Allora, sicuramente super accessorio, mega acquisto che ho fatto è questa borsa qui di Zara in finta pelle dalle rifiniture argento. Ve l'avevo mostrata anche già su Instagram. Una borsa nera dalle rifiniture argento per me era difficilissima da trovare, mi serviva una trappolina nera abbastanza piccola ma anche abbastanza capiente e ho detto la chiappo al volo. Si apre in questa maniera, così, e poi c'è anche la cerniera. Sembra anche un po' simile Gucci come stile, molto molto alla lontana, appunto cerniera, e all'interno vi è una sola tasca in cui appunto potete mettere di tutto, perché sembra piccola ma ci sta tutto. Capo del periodo, sempre Zara, i jeans nuovi. Questi qui finiscono skinny e con questo taglio molto particolare, davanti più corti, dietro più lunghi. Sono comodissimi, sono super larghi per me, nonostante questa sia una 42 italiana, devo assolutamente mettere una cintura, perché io di solito porto la 42 ma evidentemente sono dimagrita un po' e la 42 mi sta un po' larga, poco male, perché come ho detto anche su Instagram, se magari mangio un po' di più una sera non si nota il rigonfiamento sulla pancia. Veramente fantastici, io i jeans di Zara da quando li ho scoperti non li mollo più. Scarpe del periodo sono queste décolleté nere a punta con un tacco molto molto basso che ho acquistato da De Caro Calzature. È appunto un sito che potete trovare tranquillamente, scrivete De Caro Calzature e lo trovate. Mi sono arrivate veramente in pochissimo, sul sito c'era scritto di acquistare una taglia in più. Io di solito per le décolleté ho il 36, quindi ho detto va bene, prendo il 37, ma anche il 37 è un pochettino strettino, ci cammino lo stesso, però forse un 38 sarebbe stato anche migliore, quindi in caso valutate se una taglia in più o due taglie in più. Mi piacciono perché sono super comode, di classe, e quando voglio mettere un po' di tacco ma non voglio patire, queste sono perfette secondo me anche per questa stagione, ma anche d'inverno. Magari mettendo sotto un collan nero, sotto un vestitino carino, ci possono stare. Hanno ovviamente, non potete vedere, il cinturino qui sulla caviglia, e potete anche rimuoverlo, comunque si può rimuovere tranquillamente. Io l'ho sempre portato col cinturino perché sennò mi sento a disagio, ho paura di perdere le scarpe. Cibo del periodo, sto cercando di mangiare un po' più sano, un po' più healthy, almeno alla sera, ed il piatto che mi sta piacendo molto sono il tonno e i ceci insieme, olio, sale, aceto, cipolla e via. Buonissimo quel piatto, un piatto unico, stupendo, che sazia e inoltre anche molto salutare. Bevande invece, mi sono fissata a fare l'aperitivo con lo Hugo Spritz, uno spritz bianco che somiglia un pochettino però alla base del mojito, una roba del genere. È molto delicato, molto dolce, mi piace tanto. Profumo invece, mi hanno dato il campioncino di Olympia di Paco Rabanne ed è atomico, buonissimo, infatti assolutamente lo voglio acquistare. Mi piace molto anche Gabriella, una roba del genere, di Chanel, anche quello. Io faccio un pensierino. L'indispensabile del periodo invece è il giacchetto di pelle. Il mio, preso da OVS anni fa, si è ormai rovinato, quindi ho dovuto gettarlo, ed era abbastanza leggerino, insomma, per la mezza stagione. E quindi mi sono detta, passo da Zara, guardo anche se trovo un giacchetto di pelle, e l'ho trovato. È questo giacchetto qui, molto pesante, è molto ben rifinito, sulla manica ha la cerniera, la pelle è finta, e ha anche la cintura qui, che non si può staccare perché è mezza cintura in vita. Dietro infatti la cintura non ci sta. Mi piace molto, adesso provo a mettermelo, magari si vede qualcosa. Vedete, il taglio è normalissimo e è fatto in questa maniera, appunto, si chiude qui alla sua cintina, però io lo lascio sempre aperto solitamente il giacchetto di pelle. Ho preso una M e è della linea, se non mi sbaglio, Zara Basic, sì,
Zara Basic, perfetto, veramente caldo, caldissimo, ancora non l'ho sfruttato al meglio, ma adesso che viene un po' più fresco secondo me è un salvavita. L'acquisto top del periodo è questo portafoglio qui di Mango piccolo, che mi entra nelle borse più piccole. Cercavo da tempo un portafoglio neutro, infatti questo è nero con le rifiniture oro, che mi entrasse nelle borse, e l'ho trovato. Allora, vedete, è fatto in questa maniera. All'interno, qui io di solito metto le banconote, ci sono anche più taschine, poi c'è il piccolissimo, veramente minuscolo porta monete, altro porta tessere e altro scomparto. È veramente comodo, mi ci sto trovando benissimo. In più gli acquisti del periodo sono anche i biglietti per i concerti. Infatti ho acquistato esattamente già tantissimi biglietti. Per quest'anno ho da vedere Tommy Emanuel a Firenze il 5 novembre, poi i Prodigy a Livorno il 30 novembre e mi pare per quest'anno basta, il prossimo anno già ho concerti programmati, ovvero il 23 febbraio i Subsonica a Firenze e il 16 giugno i Cure a Firenze, quindi ho preso già questi concerti. A me piace spendere, investire soldi in concerti più che in altre cose, quindi ecco, non giudicatemi, capite, una persona malata di musica, forse mi può capire chi mi segue sul canale perché abbiamo gli stessi gusti. Eventi del periodo, assolutamente l'evento top è stato il concerto di Cosmo, mi sono divertita da matti, e l'applicazione del periodo, perché sì, c'è anche l'applicazione, è Candy Crush. Ho infatti ricominciato a giocarci e ormai, cioè, Candy Crush sta ritornando ad essere una vera droga. Mi piace abbinare le caramelle, insomma, non lo so, spendo il mio poco tempo libero anche giocando a Candy Crush. Beh ragazzi, con questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo alla prossima, ciao!